matti dai più piccoli e non solo. Stiamo parlando dei Chupa Chups, i famosissimi Lecca Lecca, che devono il loro logo a un padre davvero particolare. Scopriamo tutto dopo la sigla. Però non si aprono mai sti maledetti. Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo, in questo caso dolcissimo, episodio di It's Logo Time. Oggi parleremo appunto di Chupa Chups, i Lecca Lecca più famosi del mondo, tanto da essere stati addirittura nello spazio. Per diversi motivi i Lecca Lecca Chupa Chups, inventati a Barcellona nel 1958 dallo spagnolo Eric Bernat, sono un classico del food design. Difatti è stato il primo dolce a essere venduto su uno stick e il primo a essere collocato in un vaso sul banco, così da poter essere più facilmente a portata di mano dei più piccoli. Il primo logo comprende solo la parola Chups in un bel rosso acceso in arcata e con un font giocoso e molto attraente agli occhi soprattutto dei bambini. Due anni dopo viene aggiunta la scritta Chupa al di sopra, con un font completamente diverso dalla scritta Chups, questo per far risaltare appunto quest'ultima, con un fondo giallo molto acceso e all'utilizzo del colore nero. Nel 1963 si cambia nuovamente, che nel frattempo diventa piatta e più pulita a livello grafico. Nel 1964 Chupa Chups conquista il mercato francese, conquista a seguire nel 1967 il mercato statunitense, e da qui nasce l'esigenza di avere un logo più distinto e carismatico. Bernat, resosi conto che per quanto un ottimo prodotto, il Lecca Lecca necessitava di un buon logo, e decise di contattare un suo grande amico e artista. Nel 1969 quindi viene commissionato il lavoro del nuovo logo Chupa Chups a niente meno che Salvador Dalí, che oltre appunto a essere un grande artista era anche grande amico di Bernat. Tutto ebbe inizio con uno scarabocchio al tavolino di un bar che rappresentava una margherita, di fatto la margherita che anche noi abbiamo oggi, il fondo giallo su cui si basa Chupa Chups è appunto la stessa che aveva disegnato Salvador Dalí. Inoltre, sempre di Dalí fu l'idea di porre sopra il Lecca Lecca il logo e non di lato. In questo modo risultava essere più allegro, luminoso e sicuramente anche più divertente, perché nessuno aveva il logo sopra. I colori usati per il logo sono un chiaro richiamo ai colori della bandiera spagnola, così da rimarcare e ricordare le origini di questo dolce. Da qui in poi il logo subirà leggeri cambiamenti. Prima vengono aggiunti due Chupa Chups stilizzati all'interno della margherita, cosa che va completamente controcorrente rispetto al logo in precedenza disegnato da Dalí. Infine l'ultima evoluzione, che poi è quella che abbiamo noi oggi, quindi con le scritte Chupa Chups con lo stesso font, con le lettere rese più chiare e riconoscibili, oltre all'aggiunta di un bordino attorno alla margherita bianco, rosso e verde. Non ho la minima idea del perché sia stata fatta questa scelta, forse per ricordare i primi gusti del Lecca Lecca. Nel caso, se voi sapete il perché, scrivetemelo sotto nei commenti. Bene ragazzi, anche per questa settimana è tutto. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo interessantissimo video. Ciao!